Appena finito il primo tempo, l'Italia sta pareggiando 0-0 con l'Inghilterra. Primo tempo comunque positivo, io direi, a parte qualche errore comunque abbiamo costruito varie occasioni, ma non abbiamo mai tirato in fuori, cioè non mi ricordo dei tiri, dei nostri tiri particolarmente belli, se non uno di Stante che è stato murato e un tiro degli avversari dell'Inghilterra di Harry Kane che è finito alto sopra la traversa, ma del resto non mi ricordo nient'altro. Buoni recuperi palla, alcuni errori nei passaggi, ma soddisfatto. Adesso secondo tempo, vediamo di segnare. Forza Italia. Punti portati a casa dall'Italia, prestazione veramente ottima direi dei giocatori, da Donnarumma fino a Raspadori con il gol che ha deciso la partita. È stata una bella partita e penso che non sia stata bella solo per la partita in generale, ma ci sono state alcune cose che sono accadute all'interno dello stadio che secondo me dovrebbero andare sottolineate. A parte l'invasione di campo che forse dalla Rai si è vista, non lo so perché non ho visto la partita dalla Rai perché ovviamente ero allo stadio, quindi non so se è potuto vedere, però c'è stata appunto l'invasione di campo. Un'altra cosa molto bella che è successo, che è successa, che soprattutto che è accaduta all'inizio, ovvero sullo schermo gigante dello stadio,
Meazza hanno fatto vedere l'immagine di un inglese che aveva la foto della regina Elisabetta, mi sembra, con anche la bandiera. E è stato molto bello perché lì tutto lo stadio si è messo ad applaudire la regina, sia gli inglesi ma anche gli italiani. Questo dimostra che la regina è molto amata sia dagli inglesi, proprio in tutto il mondo, e soprattutto è una regina che è entrata nella storia. Quindi è stato molto bello che venisse ricordata e quindi applaudita. Giusto atteggiamento, faccio anche io l'applauso adesso alla regina. Un'altra cosa molto bella che è successa è che nella parte dei tifosi ospiti, che mi sembra fosse a destra rispetto alle panchine, hanno iniziato a fare degli aeroplanini di carta e a lanciarli in campo, una cosa abbastanza carina da fare, che, cioè, magari non so se è legale, però devo dire che lo stadio l'ha apprezzato perché è iniziato il e poi quando è atterrato quando l'aeroplanino è atterrato, ce ne sono stati, mi sembra, due di aeroplani. Anche questa è una cosa molto bella. Comunque alla fine, bellissima partita, 3 punti portati a casa, Forza Italia, Forza Azzurri, tagli raga.